ci sono alcune cose da dire. Beh, è un momento per me anche, come dire, anche emozionante. Non sono uno che si emoziona facilmente, però certo questa decisione di Sergio chiude un percorso, ne apre un altro. Chiude un percorso che era partito nel dicembre del 2016, quando con Sergio avevamo deciso di riprendere la storica Leonardo da Vinci. Quel percorso è partito da lì, è passato attraverso il gruppo dei 100, è arrivato alla lista di 100% Sanremo e poi a Liguria Popolare. Questo ci tengo a dirlo perché in realtà io e Sergio siamo stati, come dire, i capitani di un percorso che ha portato con noi tantissime persone. Oggi Monica sale in consiglio comunale in rappresentanza però di tutti gli altri che sono stati con noi e che sono ancora con noi oggi in Liguria Popolare, quindi lei va a rappresentare anche, ripeto, questo gruppo di amici che non ci hanno mai lasciato e che hanno, e sono cresciuti con noi e con noi continueranno questo percorso. Dal punto di vista personale, Sergio è un grande amico, mi dispiace che vada via, però per lui è una grande soddisfazione professionale, sapete il grande curriculum che ha come manager, e quindi va e lo andrà a svolgere al meglio, ma noi pensiamo che per quanto riguarda il ruolo di Sergio a Sanremo sia soltanto un arrivederci. Sarà un periodo che non so quanto durerà, ma certo non durerà tutta la vita, rientrerà, siamo sicuri. Ma proprio per questo, perché siamo soprattutto una squadra, io e Andrea Costa gli abbiamo chiesto di mantenere comunque, anzi di prendere un ruolo politico, che forse per certi aspetti è più importante che quello di capogruppo in consiglio comunale, cioè quello di prendere il ruolo di presidente di Sanremo Popolare. Quindi diciamo tutta la segreteria sanremese sarà in mano sua, lui potrà tranquillamente da là, ormai avete visto in questo periodo di lockdown, si può tranquillamente coordinare qualsiasi attività anche da remoto, non poteva essere ovviamente in consiglio comunale, quindi continuerà a svolgere quel ruolo, ci continueremo a rapportare, siamo una grande squadra e questo è importante, mi supporterà nella mia avventura di campagna elettorale anche da laggiù e non ci farà mancare il suo supporto. Per quanto riguarda il gruppo, chiaramente Sergio era capogruppo, Andrea Artioli era vice capogruppo, rimane vice capogruppo, e per gli accordi che avevamo già preso agli inizi qualsiasi cosa sarebbe successo, Piero Correnti diventa il nuovo capogruppo di Liguria Popolare in consiglio comunale. Quindi riparte, riprende vigore, una grande esperienza. Purtroppo vedrò meno Sergio, l'ho visto in questi anni molto più di quanto abbia visto la mia famiglia, quindi mi mancherà tanto, però sono convinto che ci darà ugualmente il suo supporto.